famiglie hanno seri problemi nel quotidiano, ma avranno davanti problemi ancora più gravi dei quali non hanno ancora la consapevolezza. Faccio due esempi: le bollette aumenteranno del 50%, trascineranno un'inflazione che supererà la doppia cifra. Se un lavoratore va in cassa integrazione percepisce la metà dello stipendio, ammesso che ne abbia diritto. Come fa se non riesce a quadrare con lo stipendio pieno, a quadrare i conti? Guglielmo Zamboni, numero uno della CGIL di Sondrio, è preoccupato per quanto sta accadendo e per quello che ci attende in questo autunno 2022, e i segnali premonitori erano già visibili mesi fa. Noi scendemmo in piazza scioperando con la UIL a dicembre dello scorso anno, fummo accusati di tutto dal mainstream. Oggi il problema è trovare delle soluzioni che consentano alle famiglie di poter sopravvivere a questo momento. Sono 30 anni che faccio il sindacalista, non ho mai trovato una volta sola tutti gli attori economici concordi nell'avere previsioni negative. Costi in crescita e lavoro sempre più flessibile. In 3 anni a Sondrio i contratti a tempo indeterminato sono scesi di 1000 unità e un quarto dei rapporti di lavoro termina prima di un mese, quasi la metà prima di 3 mesi. La CGIL scenderà in piazza Roma il prossimo 8 ottobre. Anche dalla provincia di Sondrio partirà una delegazione di lavoratori e pensionati. Più di 80 l'adesioni, 10 le richieste avanzate dal sindacato. Sì, la CGIL in campo ha deciso di convocare questa manifestazione ben prima delle elezioni, perché i problemi c'erano e ci sono a prescindere dall'appuntamento elettorale, dal governo che c'era o che ci sarà. E quindi abbiamo presentato quelle che sono le richieste: azioni di tutela del potere d'acquisto attraverso la contrattazione che deve fare il sindacato con le imprese e con i datori di lavoro, attraverso una riforma degli ammortizzatori sociali che sia ancora più universale. Il secondo punto è quello sulla tassazione, che deve essere progressiva. Il terzo punto è un contrasto al lavoro precario e tutele che devono poi essere estese anche ai lavoratori autonomi. Chiediamo che i finanziamenti dati alle imprese siano dati in funzione della stabilizzazione dei posti di lavoro, che si agisca sul mondo degli appalti e dei subappalti, che ci sia un rilancio del ruolo pubblico, soprattutto a partire dalla scuola e dalla sanità, e soprattutto che intervenga sul tema della non autosufficienza, che ricade al momento ancora sul bilancio delle famiglie. Si intervenga sul tema delle pensioni: noi chiediamo l'accesso alla pensione a 62 anni di età oppure con 41 anni di contributi. Chiediamo che lo Stato dia un indirizzo all'economia e soprattutto un paese che si può salvare soltanto insieme. 2/3 del mercato italiano sono fatti da domanda interna. Se il Sud va in crisi, la domanda interna cala e va in crisi il Nord assieme al Sud.